Io di questo passo a fine campionato non ci arrivo. Ma io di questo passo proprio non arrivo neanche all'ultima di campionato. Mamma mia, che sofferenza! Mamma mia, mamma mia. Napoli-Salernitana 2-1. Vinto il derby campano, aria, ossigeno, ossigeno finalmente, aria, ossigeno. Ne andremo a parlare in questo video, non è tutto like, commenti, iscrivetevi, condividete, campanellina così importantissima che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco e con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Bando alle ciance, mettiamoci subito a parlare. Sofferenza inaudita. Sofferenza inaudita. Nel primo tempo è stata una sofferenza inaudita perché la Salernitana è stata astuta, l'ha preparata in modo intelligente, ovvero che si mettevano là dietro, belli là dietro, posizionati bene là dietro, e quando Napoli perdeva palla aspettavano di fare una ripartenza. Noi nel primo tempo abbiamo più tenuto il possesso del gioco. Nel primo tempo abbiamo più tenuto il possesso del gioco, tenevamo sempre palla nel primo tempo. Però non creavamo un tiro in porta, non c'era un tiro in porta nel primo tempo, a parte il rigore di Politano e la Salernitana al sblocca al 29esimo. Candreva, sulla assist di Bratesi, vedo una magia delle sue perché Candreva sti colpi ce li ha e fa 1-0. Il Napoli nel primo tempo, ragazzi, oltre ad aver tenuto il pallone, perché solo quello abbiamo fatto, ha fatto veramente veramente poco, però al 45esimo più 4, dopo tanto tempo che stavamo in area della Salernitana, finalmente si riesce a fare un gol, finalmente si riesce a fare un gol, il rigore è nettissimo perché si vede proprio che Fazio va a contrasto con la gamba di Simeone e non pensa a Simeone ma pensa soltanto a rompergli la caviglia, pensa soltanto al giocatore, il rigore netto. Parte Politano, lo intuisce anche Ochoa, però un altro po' mi facevano venire, infatti se sbagliavano sto rigore, veramente, comunque l'hanno segnato. Secondo tempo meglio, secondo tempo molto molto meglio, molto molto meglio, nel secondo tempo gioca solo ed esclusivamente il Napoli. Secondo tempo dominato, dominato ma comunque non riuscivamo a segnare. Non riuscivamo a segnare, né stavamo sempre nell'area della Salernitana, ma non riuscivamo a segnare. Questo è un problema perché il gol si deve trovare prima e non si deve trovare al 96esimo quando Rachmani la prende lì in aria e lì prima di tirare fa 2-1, esplosione totale. Lo vedrete sul secondo canale per quanto riguarda la live reaction. Ma al 96esimo io sono esploso. Non è possibile, non ci arrivo così a fine campionato. Lo volete capire o non lo volete capire? Porca miseria, così io non ci arrivo a fine campionato. Mamma mia, aria, una boccata d'aria, una boccata d'ossigeno che ci voleva perché non si poteva continuare a stare così. Nel primo tempo abbiamo fatto poco oltre al rigore di Politano perché nel primo tempo tenevamo solo la palla e non riuscivamo a creare un'occasione, un tiro in porta, a parte qualche tiro fuori di Gaetano. Nel secondo tempo meglio, reazione di squadra 2-1, mentalità sempre così, sempre così, sempre così, sempre così, mentalità la voglio sempre così. Adesso testa a questa cazzo di Supercoppa. Andiamo a giocarcela anche in Supercoppa. Ripartiamo dal secondo tempo contro la Salernitana. Forza, ragazzi. Andiamo a prenderci la Supercoppa. Forza, ragazzi. Per carità, non cambia nulla. Voglio continuità. Voglio continuità. Ma questo è già un bel passo avanti. Voglio continuità. Mi raccomando. Continuità. Testa alla Fiorentina, eh. Testa alla Fiorentina. Come abbiamo giocato nel secondo tempo. Testa alla Viola. Testa alla Viola. Oggi una delle luci del Napoli è stata Kvaratskhelia che ci ha provato a trovare insistentemente il gol, ma non ci è mai riuscito per sfortune e cose varie. Ma oggi veramente Kvara ha giocato molto molto bene. Mamma mia, io così a fine campionato non ci arrivo. Non ci arrivo per niente così a fine campionato io, eh. Non mi vedrete a fine campionato in sti modi. Mamma mia. Comunque, aria, boccata d'aria, boccata d'ossigeno, bravi ragazzi, ma voglio continuità. Non è che mo' per la vittoria è passato tutto, eh. Non pensate questo, per la vittoria non passa niente, voglio continuità. Continuità e meno sofferenza. Che nel secondo tempo sì, si è giocati bene, ma le partite si devono chiudere prima. Mamma mia. Sudata, mi devo andare a fare una doccia perché sono sudato. Ci vediamo dopo con Monza Inter, mamma mia. Ciao ragazzi.